Roma, città di fiumi, acque e territorio. Esperienze associative di cittadinanza attiva sul tema dell'acqua. Il dibattito con il pubblico presso la Casa della Cultura Villa De Santis in via Casilina a Roma. Un evento che vuole essere il primo, speriamo, di diversi altri eventi che hanno in comune il territorio, la difesa del territorio e tutti i modi che abbiamo per far sì che questo territorio ridiventi un qualche cosa di più vivibile. Siamo qua ospitati dal municipio Sesto, nella Casa della Cultura, in questo che è il comprensorio casilino e l'ecomuseo, il cosiddetto ecomuseo. L'intento dell'incontro organizzato dall'Osservatorio Casilino, dall'Associazione per l'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros e dal Comitato Tor Pignattara è di promuovere un momento di riflessione e di scambio attraverso i racconti di persone che dalla salvaguardia e dalla valorizzazione di questa fondamentale risorsa stanno sperimentando non solo una ricchissima esperienza di vita e di interazione con la natura, ma anche un modo diverso di vivere e di guardare la città, nel convincimento che possa e debba evolvere verso forme di sviluppo innovativo e sostenibile. Ho parlato della nostra storia, della nostra esperienza, un'esperienza che è nata dalle battaglie, la più antica, le battaglie per la tutela del verde in questa città, la più antica è quella del Parco delle Valli, che è cominciata a metà degli anni 70, che ha portato nel 97 e poi nel 99 alla realizzazione della riserva naturale Valle dell'Agnene. È una riserva che sta tutelando lungo il corso del fiume Agnene, all'interno del raccordo anulare, le aree ripariali e il corso d'acqua. E le diverse associazioni che in passato si erano battute per tutelare dei pezzi di verdi sono unite per questo il nome Insieme per l'Agnene, che poi ha costituito l'associazione che gestisce una serie di servizi per conto dell'ente parco e la casa del parco della riserva dell'Agnene. L'associazione ha anche in custodia il casale della Cervelletta, che è diventato patrimonio pubblico nel 2001, e con l'annessa area umida che è unica all'interno della città di Roma e che è particolarmente importante per la biodiversità. Acqua non solo imprescindibile risorsa vitale, ma elemento costitutivo del paesaggio urbano in una città che lungo le sponde dei suoi fiumi ha visto all'opera spezzoni di vita contadina. La bulimia del cemento e la strenua resistenza di sacche di agro romano che per fortuna ancora consentono una dimensione più umana e vivibile. Abbiamo cominciato a cercare a monte di Roma, dove tutte le realtà che potevano occuparsi e unirsi in una battaglia per la tutela del corso d'acqua. Da qui è stato fatto il primo forum dell'Agnene che abbiamo chiamato Smuoviamo le acque, e ha funzionato perché finora ne sono stati fatti altri 5 dal 2003 e adesso insieme abbiamo fondato il Comitato Agnene, che raccoglie tante associazioni dalle sorgenti, diciamo da Filettino fino a Roma, e tutti insieme ci siamo mossi sulle battaglie principali: una, la tutela del corso d'acqua, delle sue acque, delle sue sorgenti, a cominciare dalla battaglia sul Pertuso, che è ancora in corso con un commissariamento, quindi che questa riserva sia un presidio, proprio un pezzo di agro romano che entra nella città, sia dentro, perché attraversa la Tiburtina, Nomentana e la Salaria, quindi è quasi centrale dentro Roma, sia questa tutela del corso d'acqua di tutta la valle, che è una valle, tra l'altro il fiume è quello che ha dato da sempre la vita a queste valli. Questo edificio circolare è un sepolcro del primo secolo avanti Cristo. In Italia intatti ce ne sono solo due, questo è l'omonimo della tomba di Cecilia Metella. Quindi c'è della tomba, tutti e due a Roma, la tomba di Cecilia Metella e questo. Questo ponte qui originariamente era a 5 arcate, oggi se ne vedono solo 3 perché è tutto a forza di arrivare, è tutto interrato.
La cosa più drammatica è che dietro a quel casale lì, che ormai sta crollando praticamente, quella era un'antica locanda del 600, cioè da questa parte qui del ponte, quel ponte sarebbe stato il ponte della vecchia Tiburtina. Quindi venendo da Roma si veniva da questo lato qui, si superava il ponte e poi si risaliva per andare a Tivoli. E come si usava a quei tempi, appunto, i nobili si facevano fare queste tombe lungo la strada, eccetera. Su quest'altro lato più a destra, a circa 700 metri, c'è inizia la villa di Adriano. Ora, che succede? Che quell'area lì del fiume è area di esondazione. Voi, se siete stati qualche volta a Villa Adriana, avete visto che Villa Adriana sta incassata dentro a una frazione ormai di Tivoli. Siccome nei terreni lungo la Tiburtina volevano costruire, e non si potrebbe perché secondo le leggi regionali non si può costruire in area di esondazione, l'Ardis che cosa ha fatto? Ha costruito un muro che passa praticamente subito dopo il ponte, in modo tale che contiene la spinta della piena dell'Aniene, ingloba il monumento che è tra i 100 monumenti al mondo da salvare, perché è molto importante, ingloba il casale e ingloba il ponte. Quindi l'acqua, quando c'è la piena del fiume, si ferma da questo muro e non va oltre. Siamo andati in un posto che era pieno di molnezza e mi fermo lì. E abbiamo fatto un'iniziativa dall'A alla Z, proprio non ci sono le foto, con i bambini abbiamo raccattato la molnezza differenziandola, abbiamo pulito un tratto di fiume dove proprio le istituzioni, l'amministrazione, veramente un menefreghismo, c'era proprio la molnezza stratificata. Abbiamo pulita, abbiamo fatto l'iniziativa, poi abbiamo messo i tavolini con le foto e tutto. Queste sono tutte iniziative costruttive per fare. Però sempre il cittadino dal basso, secondo me va organizzata questa tensione, proprio cioè un'esigenza importante che ognuno di noi sente, però dobbiamo essere capaci di organizzarci, anche prima ha detto dell'informazione, anche solo quella, adesso siamo pieni dei mezzi, ma io non li sappiamo gestire, ma ci vogliono, magari i giovani in questo potrebbero creare un insieme dove tutti collaboriamo con una proposta che però nasce dal basso, adesso di questo c'è bisogno. Nel guardare il quotidiano e nello specifico il territorio in una prospettiva diversa. Cioè, perché il bene comune non è solo l'acqua. Il bene comune è tutto. Per esempio, io quando prima parlava dell'inizio, no, il territorio, quindi la non conoscenza proprio di queste piccole parti dell'Aniene, no, perché non è vissuta, uno tende comunque a vivere in urbanistica, diciamo così. Nelle scuole, cioè, hanno passato le ore di geografia, quando potrebbero inventarsi una materia tipo la geografia sul territorio, cioè invece di fare la geografia lì, quando si parla di un discorso storico, ti porta a vedere l'Aniene dove c'è stato questo e questo. Fare intervenire i ragazzi in questo modo, cioè dal vivo. Certo. Solo che sono anche un po' il creatore dell'Osservatorio Casilino. Lo potete trovare su internet semplicemente digitando su Google Osservatorio Casilino e vedete un po' quella che è la nostra storia. Cerchiamo di proteggere questo territorio facendo rete tra i vari comitati, Torpignattara, Villa De Santis, Villa di Santa Maria, varie zone che si sono coordinate per difendere il territorio da un'edificazione. E nel tempo abbiamo avuto contatti con molti di quelli che adesso sono diventati i nostri rappresentanti, per esempio alla Regione, l'abbiamo avuto col Movimento 5 Stelle, l'abbiamo avuto con il PD, l'abbiamo avuto anche con il PDL e così via, con il centrodestra. Tutti a parole hanno promesso di difendere l'area. È una promessa da mantenere adesso, da sostanziare con dei fatti concreti, e per esempio quella della realizzazione di una legge per un ecomuseo e realizzazione di un ecomuseo per tutta quest'area che va da Porta Maggiore al raccordo anulare, possa diventare questa zona un polmone verde, una risorsa importante per tutto il settore sud-est di Roma.